appena finita la partita tra Italia e Belgio, terminata con il risultato di 1-2 in favore dell'Italia, niente, godo, troppo contento, mamma mia, fatemi respirare un attimo, calmiamoci, facciamo una bella analisi, ma non ci riesco, sono troppo felice. L'Italia ha giocato una partita sensazionale, una partita clamorosa, incredibile. Che vittoria, ragazzi, che vittoria. Mamma mia, in semifinale, novembre 2017, fuori dai mondiali. Coventura! Luglio 2021, in semifinale dell'Europeo. Alleluia, finalmente la nostra rivincita, finalmente la risalita, la rinascita. Parlando della partita, l'Italia ha giocato bene, ha giocato benissimo. Il Belgio mi faceva paura con De Bruyne per i più esperti, Lukaku, mettiamoci Courtois, mettiamoci anche Tielemans. Ma l'Italia non è stata da meno, non si è chiusa in divisa barricata mettendo il caravan, anzi l'Italia ha fatto la partita. Nei primi 30 minuti, non dico mi lamentavo, però pretendevo un giro palla più veloce dell'Italia, perché la vedevo troppo lenta, ci metteva molta difficoltà a creare occasioni. Poi probabilmente Mancini e i giocatori avranno capito che l'Italia deve essere più veloce ad attaccare, deve giocare con più verticalizzazioni, e difatti al 30esimo è arrivato il primo gol dell'Italia con Barella, che fa un bel gol. Ma non mi ricordo bene come è iniziata l'azione, ma Barella prende il pallone, salta due giocatori del Belgio e fa una bella conclusione di destro. Barella ha fatto un bellissimo gol Barella, ma il gol bello, il gol che si può definire bello, l'ha siglato Lorenzo Insigne. Ma che partita ha fatto Lorenzo Insigne? Spero che la mia ci sente per colpa dei pochi d'artifici che rompono cazzo. Ma li posso capire, non li biasimo. Comunque, Insigne ha fatto una partita buona, buonissima, soprattutto nel gol. Insigne non soltanto per il gol, ma anche per gli scambi tra lui, Spinazzola e Verratti, i lanci lunghi spesso importanti che ci consentono di evitare magari un pressing. Scusate, comunque, per non parlare del gol, secondo gol, il gol di Insigne è bellissimo. Cioè, ha messo in mostra tutto quello che ha saputo fare in questo gol. Tiro a giro e gol. Courtois lo doveva prendere, ci stava arrivando, ma era imprendibile. Diciamo che l'Italia ha sofferto tanto nel secondo tempo, dove ha attaccato un po' di meno, perché ovviamente il Belgio voleva segnare a tutti i costi il gol del pareggio, e l'Italia ovviamente doveva gestire la partita cercando di perdere tempo, e cioè è riuscita e siamo in semifinale. Ora dobbiamo affrontare la Spagna, che è scomoda. Dopo un girone un po' così, la Spagna comunque in semifinale non va sottovalutata, perché la Spagna è un'ottima nazionale. Sul gol del Belgio, allora, molti hanno detto che non è rigore. Allora, secondo me è a interpretazione dell'arbitro, perché diciamo che quella è una fattispecie un po' nel borderline, cioè dove o potevi dare il rigore o non potevi dare, cioè era a interpretazione dell'arbitro. Io se fossi stato un arbitro avrei dato il rigore, perché comunque Di Lorenzo ha un po' esagerato col braccio, perché ha leggermente spinto Doku e l'ha buttato a terra. Cioè, non molti hanno detto che è generoso, ho usato questo aggettivo che l'hanno detto tutti, ma io il rigore l'avrei dato, ed è stato così, e ci sta anche. Cioè, non è un rigore che non andava dato, io l'avrei dato semplicemente. Poi chi non lo va a dare sono opinioni sue, sinceramente, personalmente. E nel secondo tempo, comunque, come ho già detto, l'Italia si è chiusa in difesa, mentre il Belgio ha provato ad attaccare. Ma l'Italia ha giocato bene. Io mi aspettavo non una brutta Italia, mi aspettavo un'Italia che fosse sotto il dominio del Belgio, cioè mi aspettavo che il Belgio mantenesse più il pallone. Invece l'Italia ha tirato anche di più, ha creato molto di più del Belgio, ci sono state delle occasioni importanti. Si pensi, se non sbaglio, a Chiesa nel primo tempo, dove ci ha provato dopo qualche lancio lungo. Ma il Belgio pure ha creato tante occasioni pericolose. Cioè, altre occasioni d'Italia, ma adesso non mi vengono in mente, a parte i gol di Insigne e di Barella. Ma comunque del Belgio le occasioni pericolose l'ha avute, una su Lukaku che
dopo che riceve il pallone, fa una finta, tira di sinistra e Donnarumma basso la prende. Per non parlare poi di De Bruyne che fa una bordata di sinistro, dove Donnarumma fa una super parata. Per non parlare poi di Lukaku che fa un tiro a porta vuota e Spinazzola la salva di culo. E che culo aggiungerei. Per non parlare poi del lancio di... Chi era di... Mi ricordo efficiente di ieri, un giocatore del Belgio, mi sembra Doku o Chadli, che praticamente arrivava sull'altra fascia, ma non, per fortuna che sarà troppo alta e nessuno ci è arrivato, nel momento in cui è stato Mertens, ecco. Altre occasioni dell'Italia non mi vengono in mente, passando alle singole prestazioni, Donnarumma, partita straordinaria, assolutamente. Donnarumma è stato sicuro nelle uscite, dove il Belgio aveva con sé giocatori molto alti e forti nelle palle alte. E Donnarumma con i 6 centimetri con le sue manone non si è fatto, non si è fatto sottomettere, ecco. Anzi, Donnarumma ha mostrato la sua personalità. Inoltre ha fatto due parate molto molto importanti, una su Lukaku e una ancora più complessa e bella su De Bruyne. Della difesa, Chiellini e Bonucci hanno giocato entrambi bene, perché avevano un giocatore che insieme a De Bruyne era il più pericoloso, sia Lukaku. E Lukaku ha fatto, a parte due tiri, ha fatto ben poco a livello di pericolosità. Ha giocato una buona partita a Lukaku, però non è stato il migliore, assolutamente. E Chiellini e Bonucci sono stati molto bravi ad arginarlo. Sulle fasce, allora, Spinazzola ha giocato una bella partita. Ha sbagliato qualche appoggio, così come Di Lorenzo, ma hanno giocato entrambi una buona partita. Soprattutto Spinazzola, perché in fase offensiva è sempre devastante. Di Lorenzo non ha giocato una bruttissima partita, ma mi ha un po' deluso. È stato lui a causa del rigore al Belgio, si è fatto saltare troppo da Doku e inoltre negli appoggi sbaglia un po' troppo. Cioè, non so quanti controlli ha sbagliato, ha regalato palloni al Belgio, per non parlare di qualche passaggio di troppo sbagliato. Però non ha giocato una brutta partita, potete dare 6 meno, non di più. Spinazzola un 6,5 se lo merita appieno. Per quanto riguarda il centrocampo, Verratti è stato questo. Forse un po' più sottotono, troppo falloso. Si è fatto saltare un po' troppe volte da Tielemans e da De Bruyne. E meno male che non è stato ammonito una seconda volta, perché altrimenti avremmo perso un pezzo pregiato per la partita con la Spagna in semifinale. Barella ovviamente è una partita stupenda, condita dal gol e da tanto sacrificio e efficacia in fase difensiva. Jorginho sembra che è lo shadow man, quel giocatore che non lo noti sotto i riflettori, però il giocatore fa tanto lavoro, ma in realtà Jorginho si è fatto vedere come, sarà dominante. Jorginho è un giocatore che ha delle qualità uniche, cioè un giocatore che riesce oltre a saper impostare, fare dei lanci lunghi pressoché perfetti, a saper dialogare con gli attaccanti e servire palloni precisi, ma è quel giocatore che ha un'intelligenza tattica fuori dal comune, perché riesce a sapere dove la palla sta andando. Si trova sempre nella posizione giusta, sia a recuperare il pallone, sia ad approfittare di un errore dell'avversario. Si sa sempre dove si trova il pallone, cioè, Jorginho è un giocatore che non corre tanto, ma è un giocatore che è dinamico, è un giocatore che sta a svariare nel centrocampo. È un giocatore che attualmente me lo riprenderei a Napoli, ma non a tutti i costi, però me lo riprenderei perché potrebbe servirci. Degli entrati, Berardi e Belotti hanno dato una mano nel perdere tempo. Ma non posso dare un voto a nessuno perché nessuno ha inciso sulla partita. Così come Emerson, Cristante e... come si chiama l'altro giocatore? Chi è entrato? Pessina forse? Non vorrei dire scemenze. Per quanto riguarda l'attacco, allora Insigne e Chiesa hanno giocato bene. Insigne è sicuramente meglio perché comunque ha fatto il gol. Proprio Chiesa ha giocato una grande partita. È un giocatore che comunque... Dopo un lancio lungo sta sempre in posizione, sa sempre cosa fare anche palla al piede con i dribbling, velocità, inserimenti. Comunque un giocatore straordinario Federico Chiesa. Mentre Immobile, sì, io ho detto ha già giocato bene, mentre Immobile non è venuto, Immobile non mi è piaciuto. Cioè Immobile è nettamente il peggiore. A parte Immobile tutti i giocatori dell'Italia hanno un voto superiore al 6, tranne Lorenzo che dare un 6 normale. Ma Immobile è proprio male dare 4. Immobile è proprio una brutta partita. Da Immobile ti aspetti sempre una buona partita. Il nazionale di meno rispetto alla Lazio. Ma Immobile comunque è il centravanti titolare dell'Italia. Comunque un giocatore che ha fatto 36 gol 2 stagioni fa. E non puoi aspettarti questo Immobile che ha giocato male. Io lo dirò sempre su Immobile. Immobile è un ottimo giocatore, forte. Ma non lo posso definire un campione, non è un top player. Perché è un giocatore che in sistemi di gioco diversi non rende.
in nazionale qualche gol lo fa pure, ma non rende bene, non segna sempre, spesso non fa prestazioni eccezionali. È alla Lazio che fa bene, perché la Lazio con Inzaghi ha dato vita a un sistema di gioco consono le caratteristiche di Immobile, se il contropiede. In questo momento di gioco Immobile, non dico che ci azzecca poco, ma non rende. Sei costretto a metterlo perché è il più forte, perché Belotti, Caputo e Ken, Raspadori, sono tutti diciamo, i centravanti, non sono ai livelli di Immobile, non rendono come Immobile. Però il nazionale, non dico preferimenti, cioè diciamo fare più affidamento su di loro, secondo me, rispetto a Immobile. Non so se ce ne sono più forti, però sono più consoni al modulo, secondo me, al modo di giocare di Mancini. Del Belgio, allora, Courtois, diciamo che non è che ha tirato tantissimo in porta. Cioè, in relazione alla differenza, al rapporto tiri in porta e tiri totali, il Belgio ha fatto anche meglio. Infatti sono più memorabili i tiri del Belgio in porta rispetto all'Italia. L'Italia si era cinico, quando andata in porta la buttava dentro. Courtois comunque buona partita, nulla poteva sui due gol. Della difesa forse Vermeulen è quello che mi piaceva di più. Forse Alderweireld ha sofferto un po' Insigne. Degli esterni, Doku, ma che cazzo di partita ha fatto? Cioè, avevo una parentesi fare su Doku, ma che partita ha fatto? Non chiamatemi per pazzo! Non chiamatemi pazzo, non portatemi al manicomio, non portatemi in un centro psichiatrico, ma Doku per come dribblava mi ricordava Ronaldinho. Ronaldinho, cioè, ma era un cazzo di mostro, ha dribblato più di 15 volte, ma che cazzo si è magnato? Ha fatto tre mani Giorginio, ha fatto tre mani di Lorenzo, Bonucci, cioè si è saltato un cuore nell'oro, è impressionante, mamma mia. Ha fatto pure un tiro che è arrivato leggermente sopra la traversa. Mamma mia, che die partita ha fatto. Meunier pure buona partita dell'offensivo, non tanto dello difensivo che ha sofferto Spinazzola. Del centrocampo, De Bruyne è quello che mi ha deluso. A parte il primo tempo, secondo me ha fatto ben poco. Si è fatto oscurare sia da Barella che da Jorginho. Tielemann pure è un po' sparito nel secondo tempo, non è che mi sono piaciuti tantissimo. Diciamo che il cenomo dell'Italia è uno dei migliori in campo, assolutamente. Il Belgio si è fatto un po' oscurare sotto questo punto di vista. Dell'attacco, Hazard ha fatto ben poco. Mentre Lukaku non ha giocato male. Che comunque qualche occasione importante l'ha avuta, però non la sua miglior prestazione, certamente. Comunque, gode e affrontiamo la Spagna. Se abbiamo battuto il Belgio, possiamo battere tranquillamente anche la Spagna. Dobbiamo giocare così come abbiamo giocato fino ad ora in questo europeo. E se vinciamo contro la Spagna, allora abbiamo ampie possibilità di vincere l'Europeo. Perché in questo momento l'Italia può vincere tranquillamente l'Europeo. Per me già arrivare quarti già era un miracolo per me per l'Italia. E ora che arrivati in semifinale sono ancora più contento. E secondo me l'Italia può anche vincere l'Europeo. E mi aspetto che l'Italia vinca l'Europeo. Punto. Ciao ragazzi, non voglio perdere altro tempo. Sono stanco e assetato.